a lei la parola. Grazie. Deve partire con Padre Lairo. Sì, no, diciamo che oggi è una giornata un po' particolare, anche perché, come sapete, a breve ci sarà il voto al BIE, il Bureau International des Expositions. Scopriremo chi tra le tre città candidate, Roma, Riyadh e Busan della Corea del Sud, si aggiudicherà questo evento. Chiaramente, ripeto, è una giornata un po' particolare, però al di là di questo evento storico, di questo momento storico, ritengo che il tema di cui ci occupiamo oggi sia altrettanto importante, paradossalmente di più, perché riguarda la vita di tutti noi. E il problema vero è che non ce ne rendiamo conto, come quando si parla della libertà, no? Che la diamo un po' per scontata. Non ce ne rendiamo conto finché non l'abbiamo più, finché non la perdiamo. Così non ci stiamo rendendo conto, chiaramente non parlo delle persone presenti oggi qui a questo evento, ma parlo della massa dei cittadini. Non si stanno rendendo conto di come lo smantellamento del sistema sanitario nazionale sia un processo, spero non inarrestabile, ma che è iniziato parecchio tempo fa, attraverso operazioni più o meno nette, marcate, evidenti, di chiusura di qualche reparto, di trasformazione dei reparti per pazienti solventi, cioè paganti, per cui le stanze da 6 a 4 sono diventate stanze singole dove si va se puoi pagare, la chiusura degli ospedali, l'apertura di queste case di comunità fatte con lo stesso personale già ridotto all'osso che sta negli ospedali e che quindi in realtà non riesce poi a coprire bene negli ospedali, nelle case di comunità o come si chiameranno adesso. Tante piccole, come dire, sono tanti piccoli eventi sì, che hanno però iniziato a smantellare questo sistema che, come è stato detto, aveva il pregio di riunire in questa trinità di libertà, uguaglianza e democrazia il fondamento, uno dei fondamenti del nostro Stato sociale. E non ce ne rendiamo conto se non quando è troppo tardi, perché magari sostiamo troppo all'interno dei pronto soccorso, anche 24, 48, 36 ore, purtroppo anche di più. Non ce ne rendiamo conto se non quando siamo costretti a cambiare città o cittadina perché l'ospedale del nostro comune è stato chiuso. Non ce ne rendiamo conto se non quando è troppo tardi perché le ambulanze non arrivano e non arrivano per un motivo a volte molto banale, perché le barelle su cui devono essere caricati i pazienti sono fermi al pronto soccorso perché non possono essere sbarellati dalla barella a un letto. Parliamo di piccole cose che, guardate nella loro singolarità, forse non destano troppa preoccupazione, magari a un occhio attento sì. Ma guardate, nel complesso stanno smantellando in maniera gravissima un sistema che ci metteva tutti sullo stesso piano e che ci accoglieva tutti nel momento del bisogno. E questo è gravissimo.